Allora, sì, io ho tentato, diciamo, di dare un quadro, una sorta di fotografia lungo il tempo in cui si è sviluppata la lotta di liberazione, della presenza delle forze partigiane e al loro interno delle forze comuniste. Sono sì un ricercatore, mi occupo d'altro all'università, mi occupo di innovazione sociale, di terzo settore, di non profit. E, ho provato comunque come dire, a maneggiare gli strumenti e le tecnologie che utilizziamo in quell'area di ricerca per poter condurre, diciamo, questo lavoro con un taglio prettamente più storico. Quindi mi perdoneranno i professori se non sono magari così congeniali come potrebbero essere. Innanzitutto vi illustro più o meno i passi di questa presentazione. Affronteremo l'argomento del ruolo e della presenza del PC nella lotta di liberazione attraverso questi quattro passaggi fondamentali, i primi quattro, ovvero un'introduzione dove cercheremo di descrivere un po' lungo la linea del tempo alcuni degli eventi, ricordare alcuni degli eventi fondamentali che hanno contraddistinto quei 2 anni di liberazione, di movimento antifascista. Esploreremo poi tutta la parte dei dati quantitativi, che è la parte più sostanziosa di questo lavoro. Diciamo, ho avuto modo di reperire dati su più fonti opportunamente citate. E da queste derivare una sorta di, come dire, di linea strategica e di ruolo che il PC ha avuto all'interno del movimento di liberazione. Come nota finale avevo pensato, se ci sarà tempo, di dare veramente 2 note, diciamo, su un paio di personaggi che hanno proprio catturato la mia attenzione durante questo lavoro, che è stato molto profondo, è stato per me anche motivo come dire, per ricredermi su determinate cose piuttosto che approfondirne altre. E al di là della passione che una persona come me, anche politicamente impegnata, può riservare verso il movimento di liberazione e quindi tutta la resistenza e l'antifascismo, insomma, ho trovato veramente molto utile approfondire tanti aspetti che altrimenti non avrei potuto toccare. Quindi passiamo subito in rassegna una veloce cronistoria. In particolare approfitto anche della presenza dei ragazzi che magari possano ricordare nelle loro materie storiche alcuni di questi avvenimenti. Diciamo, questa presentazione parte da un evento molto importante che è tracciato in particolare nei testi che hanno prodotto i vari Secchia, i vari Longo, comunque storici o militanti diretti del Partito Comunista nelle più alte sfere dirigenziali, appunto partendo dalla guerra di Spagna e quindi dall'esperienza delle brigate internazionali nel quadriennio 36-39, all'interno della quale c'erano 3.200 volontari italiani che partirono per condurre e partecipare alla lotta repubblicana. Ci spostiamo poi nel nostro territorio, dove si iniziano a intravedere nell'ottobre-novembre del 1942 i primi comitati di fronte nazionale, quindi i primi movimenti politici che provano a vedersi, a confrontarsi e a cercare di osteggiare e combattere un fascismo certamente opprimente, ma che presentava già i segni di una decadenza che doveva essere, come dire, colta dai movimenti antifascisti. Il 5 marzo del 1943 c'è il grandissimo sciopero della Fiat di Mirafiori, condotta da Leo Lanfranco su preciso ordine della direzione nazionale del PC. Questo sarà il più importante tra i primi per le prime dimostranze tra la classe operaia di netta opposizione al regime fascista. Nel 10 luglio del 1943 abbiamo lo sbarco degli alleati in Sicilia, di conseguenza, diciamo, anche a livello internazionale.
gli alleati subito prima erano arrivati già in Normandia, quindi nel fronte meridionale arrivano in Sicilia e iniziano l'avanzata, la risalita insomma verso la completa poi liberazione del nostro paese. Il 25 luglio del 43 ovviamente c'è la destituzione di Mussolini, il Gran Consiglio attua questo colpo di Stato e si forma il governo Badoglio, che resterà in carica 45 giorni e insomma produrrà, caratterizzerà un periodo della resistenza diciamo abbastanza importante, perché se da una parte c'erano tutte le condizioni, come ovviamente riferiscono gli storici che avevamo citato in precedenza, per iniziare subito una mobilitazione, un'insurrezione che facesse subito mettere in ginocchio e trasformare nettamente la vita sociale e politica del paese, dall'altra parte insomma questi movimenti avranno a che fare con un approccio molto attesista e molto moderato di processo verso, diciamo, di transizione verso un ordine costituzionale parlamentare. L'estate del 43 ovviamente c'è l'amnistia con la liberazione dei detenuti che erano trattenuti appunto nei confini, al confino, nelle carceri, e iniziamo subito a snocciolare qualche cifra. Tra i detenuti il 90% erano comunisti, tra quelli confinati erano l'80%. Tra l'altro erano diciamo era una numerosità di militanti comunisti che già venivano dalla grande esperienza delle brigate internazionali in Spagna e dal fronte popolare in Francia, che sostanzialmente rimverranno in libertà solo tardivamente rispetto a tutte le altre gli altri militanti degli altri partiti. Anche questo comprometterà e rallenterà questo processo diciamo di liberazione immediata che una parte delle forze politiche aveva in mente di attuare. Nel 14 agosto del 1943 Roma viene dichiarata città aperta, nonostante questo non venga mai recepito dalle forze tedesche, e questo ovviamente Roma ne porta tuttora i segni. Anche stamattina mentre mi recavo in questo splendido posto della Protomoteca al Campidoglio, insomma Roma presenta ancora i segni di questa esperienza, che durerà appunto fino al 4 giugno del 44, quando arriveranno gli alleati. E proseguiamo in questo breve richiamo alle principali eventi del nostro periodo in considerazione con il 30 agosto 1943, dove in sostanza c'è il comunicato urgente di Longo, che di fatto anticipa l'armistizio dell'8 settembre. C'è poi la fuga del re, del governo e tutto lo Stato Maggiore che attraversano lo Stivale, vanno nell'Adriatico e poi si imbarcano. E immediatamente il 9 settembre a Milano viene costituito il Comitato di Liberazione Nazionale, che ha nel suo organico tutte le rappresentanze del movimento antifascista, partendo dai comunisti, arrivando poi ai socialisti, ai partiti d'azione, cosiddetti gellisti, ai cattolici, ai repubblicani, eccetera. Tra il 23 e il 30 settembre del 43 ci sono le famose quattro giornate di Napoli, quindi una prima forte insurrezione che viene, diciamo, svolta e condotta all'interno di una grande città. Tra il 43 e il 44 ci sarà un'ondata imponente di scioperi generali. Ricordiamo quelli del 1 marzo del 44 in Lombardia, durarono una settimana, 8 giorni, e quindi avevano mobilitato tantissime maestranze della classe operaia, di tutti i militanti antifascisti. Il 27 marzo del 44 è una data importante perché segna il rientro in Italia di Palmiro Togliatti,
al quale seguirà il famoso annuncio della svolta di Salerno. 4 giugno del 1944, abbiamo appena citato, gli alleati entrano a Roma, sarà la prima capitale europea liberata, perché non insorse a causa della dichiarazione di città aperta che avevamo detto in precedenza. Il 9 giugno 1944, altra data fondamentale, a Milano viene costituito il Corpo dei Volontari per la Libertà, diciamo a direzione marcatamente comunista. C'era a dirigere operazioni Cadorna, ma poi Longo svolse, come sappiamo, un ruolo importantissimo. Fine del 1944, i fallimenti alleati, in particolare verso la linea gotica, c'è una sorta di controffensiva tedesca, in particolare localizzata nel centro-nord. Si arriva alla primavera del 1945, sull'ondata anche degli avvenimenti nel contesto europeo, in cui si registra una sorta di riscossa partigiana. Il 10 aprile del 1945, la famosa direttiva numero 16 del Partito Comunista Italiano sull'insurrezione generale anticipa di fatto la liberazione che si compie definitivamente e conclude tutto il processo di liberazione, liberando tutte le più grandi città del centro e nord Italia. Procediamo in questo momento a vedere un po', di snocciolare un po' di dati che ho avuto modo di reperire tra la bibliografia essenziale che gentilmente il professor Obel mi ha fornito ed in cui ho passato le recenti settimane a sfogliare e cercare di rintracciare dei numeri che possano caratterizzare il percorso dei partigiani e del Partito Comunista durante la lotta di liberazione. Cercherò di seguire durante questa presentazione a fiume di dati lo stesso andamento temporale che abbiamo poc'anzi illustrato. Quindi partiremo dai primi dati che abbiamo a disposizione sulla metà del 1944, dove si registrano 1.500 partigiani, di cui 1.000 solo al nord e 500 nel restante centro-sud Italia, mentre nel novembre 1943 in particolare, insomma, c'è un aumento vertiginoso, più che raddoppiano, quindi si arriva a 3.800 partigiani, 1.650 solo in Piemonte. Tra il febbraio e il marzo del 1944, nel volume di Bocca, che tra l'altro riuscirà, diciamo, mi sono trovato molto, molto bene con questo volume, poiché appunto ho cercato di collegare la dimensione temporale e l'andamento temporale della timeline che abbiamo visto precedentemente. E quindi tra il febbraio e il marzo del 1944 al nord la forza partigiana raddoppiò di numero, quindi passò da 3.600 a 6.600, e il totale arriva a 7.100 partigiani. Anche qui Bocca segnalava che, malgrado le difficoltà, le prime divisioni che c'erano tra le forze politiche all'interno del Comitato di Liberazione Nazionale, insomma, le forze partigiane continueranno a sopravvivere, aumentare numericamente in tutti i primi mesi del 1944, rafforzate tra l'altro da moltissimi giovani che rifiuteranno di arruolarsi secondo il decreto firmato dal maresciallo Graziani. Una piccola nota su questo decreto, dove il maresciallo aveva convocato nel 1943 186.000 militari, si presentano solo in 87.000, quindi solo il 47%, e pian piano che passerà il tempo, insomma, saranno sempre di meno i militari che accetteranno di entrare, diciamo, nelle forze della poi nascente Repubblica Sociale di Salò. E questi dati ottenuti dal volume di De Felice sull'alleato Mussolini lo definisce. Passiamo poi al 30 aprile del 1944, quindi proseguiamo lungo la linea del tempo. Alcune fonti hanno calcolato le forze della resistenza intorno alle 25.000 unità, ma anche considerando i GAP, i SAP, tutti gli ausiliari, i patrioti che generalmente davano
comunque sostegno all'azione partigiana. Viene tra l'altro definito un tratto, cioè la metà di queste forze, cioè sui 12.600 partigiani tra uomini e donne, si collocano sulle montagne. Quando ho visto questo dato mi riveniva subito in mente il volume di Longo intitolato Un popolo alla macchia, dove appunto viene illustrato questo processo di allontanamento dalle grandi città dei partigiani che trovano rifugio appunto sulle montagne. I garibaldini all'epoca erano all'epoca, come saranno poi di fatto durante tutto il movimento di liberazione, erano la maggioranza, avevano 5.800 partigiani nella loro dote, 3.500 erano gli autonomi, questi gruppi autonomi che di fatto anche in grandi città avevano delle presenze importanti. Si pensi alla brigata Bandiera Rossa, che operava a Roma, di corrente trotschista, che aveva più di 1.000 partigiani ed operava esclusivamente a Roma. 2.600 erano i gellisti e 700 i cattolici, quindi vediamo questo dato del 46% delle forze che erano in montagna erano della brigata Garibaldi. Proseguendo lungo questa costruzione cronologica, nel giugno del 44, dopo appunto le azioni di repressione nazifascista nella primavera, i reparti partigiani vengono rafforzati all'affusto di nuovi elementi galvanizzati appunto da questa apparente vittoria su tutti i fronti del giugno 44. I partigiani salirono a oltre 50.000 combattenti e 25.000 erano garibaldini, quindi nuovamente questa percentuale del 50%, quindi la metà di tutto l'organico delle forze partigiane, sono appartenenti alle brigate Garibaldi, che erano di diretta emanazione del PC, nonostante nella loro composizione non avevano ovviamente tutti i comunisti. Alcuni storici, da quello che ho potuto apprendere, diciamo, mantengono comunque questa connotazione delle brigate Garibaldi, diciamo, interamente comuniste, poiché la parte, diciamo, dei non appartenenti al Partito Comunista sarebbe compensata dalla stragrande percentuale di comunisti presenti in tutte le altre forze partigiane, in particolare nei GAP e nei SAP. Quindi, diciamo, a titolo indicativo vengono dipinte le brigate garibaldine come quasi totalmente interamente composti da comunisti. Il 15 giugno del 44, nel rapporto riservato del generale Mischi, abbiamo 82.000 partigiani, di cui 25.000 solo allocati in Piemonte. Dicembre del 44 i partigiani scesero a 50.000 e altre fonti addirittura riducono questo numero, arrivando all'incirca sulle 25.000 unità. Proseguendo, marzo del 45, quindi ci avviciniamo alla definitiva liberazione, secondo le stime diffuse dal CVL, i partigiani avevano raggiunto la cifra di 80.000 unità. Questo secondo gli atti appunto del comando generale del CVL. Aprile del 45, quindi periodo immediatamente precedente alla liberazione di fine aprile, tra l'Armata Rossa che marciava su Berlino, gli alleati che ottenevano attuavano le grandi offensive, insomma l'afflusso dei partigiani arriva fino all'ammontare di 130.000. Nel momento dell'insurrezione, diciamo, il dibattito tra gli storici divampa, perché se da un lato si registra un numero elevatissimo di persone che quindi rientrano nella militanza partigiana, c'è tutto il dibattito appunto relativo alla opportunità o quantomeno all'utilità che queste nuove maestranze apportano alla causa della liberazione. Di fatto la liberazione è pressoché compiuta, si pensa malignamente forse che queste nuove risorse siano di fatto i famosi individui che saltano sul carro dei vincitori. Ad ogni modo le cifre parlano di tra le 275.000 unità, in particolare nell'insurrezione al nord 100.000 sono i partigiani attivi, di gran parte erano appartenenti appunto
come di consueto e come nei dati che sono riuscito a reperire tramite l'ampia bibliografia consultata, insomma, questa percentuale del 50%, tra il 60 e il 40% di brigate garibaldine rispetto a tutto il movimento partigiano, insomma, è pressoché costante. Altri dati riferiti all'insurrezione del 45 ci provengono direttamente dalla Commissione per il riconoscimento delle qualifiche partigiane, che appunto segnala 223.639 partigiani. Questo è un dato molto, molto rilevante, lo inserisce anche nei suoi volumi Secchia. Di fatto all'interno del volume Secchia c'è questa tabella indicativa in cui noi ci soffermeremo sui totali, e ovviamente le regioni saranno quelle del centro-nord del 45. Quindi, come vediamo, i partigiani combattenti erano 223.000, i partigiani caduti vengono riconosciuti in 62.000 unità, mutilati e invalidi 34.000 circa e patrioti 123.000. Proseguendo sull'ondata, una mole pazzesca di dati, c'è chi parla nel momento dell'insurrezione di 250.000 combattenti, è il caso di Oliva, c'è addirittura chi parla di 283.000 combattenti, è il caso di Amendola sul volume del fascismo e movimento operaio. E Parri, inaspettatamente, diciamo, andando con una varianza molto elevata rispetto alla mole di dati che ho potuto vedere, in particolare relativa all'insurrezione del 45, registra 70.000 partigiani combattenti, 130.000, quindi il doppio praticamente per quanto riguarda il CVL. Quindi anche qui ho notato delle discrepanze che, diciamo, non ho avuto modo di esplorare e di condurre. Spero che magari i professori più avanti ci diano lumi al riguardo. Passando in rassegna, sempre rimanendo sul punto di vista quantitativo, le brigate Garibaldi in totale durante tutta la resistenza ne sono state costituite 1.148, come possiamo vedere anche in questo caso 575 erano solo le brigate Garibaldi. Quindi, di nuovo, anche nella composizione numerica proprio delle brigate rispetto al totale dei gruppi antifascisti che vengono costituiti, insomma, anche le brigate Garibaldi hanno sempre una stragrande maggioranza della partecipazione. Passiamo a questo punto, cerchiamo di stringere il fuoco, come ha fatto anche precedentemente il professor Agossi, arrivando sui dati quantitativi strettamente legati al Partito Comunista. L'8 settembre, secondo Longo, i comunisti erano 20.000, 4 quinti ovviamente nelle zone occupate dai tedeschi. E la loro punta di diamante, ci tiene a sottolinearlo, erano costituiti dai reduci appunto delle brigate in Garibaldi internazionali, quindi della lotta di Spagna. In 500, tra quei 3.200 volontari che abbiamo visto in precedenza, erano rimasti caduti sul territorio spagnolo. Secchia, nella conferenza dei triunvirati, parla di 70.000 iscritti nell'estate del 44. Qui si addentra addirittura nella composizione tra partigiani iscritti al PC ed erano almeno 15.000, altre percentuali riferite ai componenti delle brigate Garibaldi, quindi intorno al 30% erano iscritti al Partito Comunista. E questa tabella prova a raccogliere questi numeri che vanno un po' più nel dettaglio della composizione comunista proprio appunto del Partito Comunista. Proseguendo, andando avanti, presento questa tabella che compare appunto in Secchia, dove oltre a registrare i totali effettivi, quindi quei 15.000 che vengono confermati come presenza comunista nei tutti i militanti antifascisti, il 27 marzo del 44, è una data importante perché segna il rientro in Italia di Palmiro Togliatti, al quale seguirà il famoso annuncio della svolta di Salerno. 4 giugno del 44, abbiamo appena citato, gli alleati entrano a Roma, sarà la prima capitale europea liberata, perché non insorse a causa della dichiarazione di città aperta che avevamo detto in precedenza.
Il 9 giugno 1944, altra data fondamentale, a Milano viene costituito il Corpo dei Volontari per la Libertà, diciamo a direzione marcatamente comunista. C'era a dirigere operazioni Cadorna, ma poi Longo svolse, come sappiamo, un ruolo importantissimo. Fine del 44, i fallimenti alleati, in particolare verso la linea gotica, c'è una sorta di controffensiva tedesca, in particolare localizzata nel centro-nord. Si arriva alla primavera del 45, sull'ondata anche degli avvenimenti nel contesto europeo, in cui si registra una sorta di riscossa partigiana. Il 10 aprile del 45, la famosa direttiva numero 16 del Partito Comunista Italiano sull'insurrezione generale anticipa di fatto la liberazione che si compie definitivamente e conclude tutto il processo di liberazione, liberando tutte le più grandi città del centro e nord Italia. Procediamo in questo momento a vedere un po', di snocciolare un po' di dati che ho avuto modo di reperire tra la bibliografia essenziale che gentilmente il professor Obel mi ha fornito ed in cui ho passato le recenti settimane a sfogliare e cercare di rintracciare dei numeri che possano caratterizzare il percorso dei partigiani e del Partito Comunista durante la lotta di liberazione. Cercherò di seguire durante questa presentazione a fiume di dati lo stesso andamento temporale che abbiamo poc'anzi illustrato. Quindi partiremo dai primi dati che abbiamo a disposizione sulla metà del 44, dove si registrano 1.500 partigiani, di cui 1.000 solo al nord e 500 nel restante centro-sud Italia, mentre nel novembre 43 in particolare, insomma, c'è un aumento vertiginoso, più che raddoppiano, quindi si arriva a 3.800 partigiani, 1.650 solo in Piemonte. Tra il febbraio e il marzo del 44, nel volume di Bocca, che tra l'altro riuscirà, diciamo, mi sono trovato molto, molto bene con questo volume, poiché appunto ho cercato di collegare la dimensione temporale e l'andamento temporale della timeline che abbiamo visto precedentemente. E quindi tra il febbraio e il marzo del 44 al nord la forza partigiana raddoppiò di numero, quindi passò da 3.600 a 6.600, e il totale arriva a 7.100 partigiani. Anche qui Bocca segnalava che, malgrado le difficoltà, le prime divisioni che c'erano tra le forze politiche all'interno del Comitato di Liberazione Nazionale, insomma, le forze partigiane continueranno a sopravvivere, a aumentare numericamente in tutti i primi mesi del 44, rafforzate tra l'altro da moltissimi giovani che rifiuteranno di arruolarsi secondo il decreto firmato dal maresciallo Graziani. Una piccola nota su questo decreto, dove il maresciallo aveva convocato nel 43 186.000 militari, si presentano solo in 87.000, quindi solo il 47%, e pian piano che passerà il tempo, insomma, saranno sempre di meno i militari che accetteranno di entrare, diciamo, nelle forze della poi nascente Repubblica Sociale di Salò. E questi dati ottenuti dal volume di De Felice sull'alleato Mussolini lo definisce. Passiamo poi al 30 aprile del 44, quindi proseguiamo lungo la linea del tempo. Alcune fonti hanno calcolato le forze della resistenza intorno alle 25.000 unità, ma anche considerando i GAP, i SAP, tutti gli ausiliari, i patrioti che generalmente davano comunque sostegno all'azione partigiana. Viene tra l'altro definito un tratto, cioè la metà di queste forze, cioè sui 12.600 partigiani tra uomini e donne, si collocano sulle montagne. Quando ho visto questo dato mi riveniva subito in mente il volume di Longo intitolato Un popolo alla macchia, dove appunto viene illustrato questo processo di allontanamento dalle grandi città dei partigiani che trovano rifugio appunto sulle montagne. I garibaldini all'epoca erano all'epoca, come saranno poi di fatto durante tutto il movimento di liberazione, erano la maggioranza, avevano 5.800 partigiani
nella loro dote, 3.500 erano gli autonomi, questi gruppi autonomi che di fatto anche in grandi città avevano delle presenze importanti. Si pensi alla brigata Bandiera Rossa che operava a Roma, di corrente trotschista, che aveva più di 1.000 partigiani ed operava esclusivamente a Roma. 2.600 erano i gellisti e 700 i cattolici, quindi vediamo questo dato del 46% delle forze che erano in montagna erano della brigata Garibaldi. Proseguendo lungo questa costruzione cronologica, nel giugno del 1944, dopo appunto le azioni di repressione nazifascista nella primavera, i reparti partigiani vengono rafforzati dall'afflusso di nuovi elementi, galvanizzati appunto da questa apparente vittoria su tutti i fronti del giugno 1944. I partigiani salirono a oltre 50.000 combattenti e 25.000 erano garibaldini, quindi nuovamente questa percentuale del 50%, quindi la metà di tutto l'organico delle forze partigiane, sono appartenenti alle brigate Garibaldi, che erano di diretta emanazione del PC, nonostante nella loro composizione non avevano ovviamente tutti comunisti. Alcuni storici, da quello che ho potuto apprendere, mantengono comunque questa connotazione delle brigate Garibaldi interamente comuniste, poiché la parte dei non appartenenti al Partito Comunista sarebbe compensata dalla stragrande percentuale di comunisti presenti in tutte le altre forze partigiane, in particolare nei GAP e nei SAP. Quindi a titolo indicativo vengono dipinte le brigate garibaldine come quasi totalmente interamente composti da comunisti. Il 15 giugno del 1944, nel rapporto riservato del generale Mischi, abbiamo 82.000 partigiani, di cui 25.000 solo allocati in Piemonte. Dicembre del 1944 i partigiani scesero a 50.000 e altre fonti addirittura riducono questo numero, arrivando all'incirca sulle 25.000 unità. Proseguendo, marzo del 1945, quindi ci avviciniamo alla definitiva liberazione, secondo le stime diffuse dal CVL, i partigiani avevano raggiunto la cifra di 80.000 unità. Questo secondo gli atti appunto del comando generale del CVL. Aprile del 1945, quindi periodo immediatamente precedente alla liberazione di fine aprile, tra l'Armata Rossa che marciava su Berlino, gli alleati che ottenevano attuavano le grandi offensive, insomma l'afflusso dei partigiani arriva fino all'ammontare di 130.000. Nel momento dell'insurrezione il dibattito tra gli storici divampa, perché se da un lato si registra un numero elevatissimo di persone che quindi rientrano nella militanza partigiana, c'è tutto il dibattito appunto relativo alla opportunità o quantomeno all'utilità che queste nuove maestranze apportano alla causa della liberazione. Di fatto la liberazione è pressoché compiuta e si pensa malignamente forse che queste nuove risorse siano di fatto i famosi individui che saltano sul carro dei vincitori. Ad ogni modo le cifre parlano di tra le 275.000 unità, in particolare nell'insurrezione al nord 100.000 sono i partigiani attivi, di gran parte erano appartenenti appunto, come di consueto e come nei dati che sono riuscito a reperire tramite l'ampia bibliografia consultata, questa percentuale del 50%, tra il 60 e il 40% di brigate garibaldine rispetto a tutto il movimento partigiano, è pressoché costante. Altri dati riferiti all'insurrezione del 1945 ci provengono direttamente dalla Commissione per il riconoscimento delle qualifiche partigiane, che appunto segnala 223.639 partigiani. Questo è un dato molto, molto rilevante, lo inserisce anche nei suoi volumi Secchia,
Di fatto all'interno del volume di Secchia c'è questa tabella indicativa in cui noi ci soffermeremo sui totali, e ovviamente le regioni saranno quelle del centro-nord del 45. Quindi, come vediamo, i partigiani combattenti erano 223.000, i partigiani caduti vengono riconosciuti in 62.000 unità, mutilati e invalidi 34.000 circa, e patrioti 123.000. Proseguendo sull'ondata, una mole pazzesca di dati, c'è chi parla nel momento dell'insurrezione di 250.000 combattenti, è il caso di Oliva, c'è addirittura chi parla di 283.000 combattenti, è il caso di Amendola, sul volume del fascismo e movimento operaio. E Parri, inaspettatamente, diciamo, andando con una varianza molto elevata rispetto alla mole di dati che ho potuto vedere, in particolare relativa all'insurrezione del 45, registra 70.000 partigiani combattenti, 130.000, quindi il doppio praticamente per quanto riguarda il CVL. Quindi anche qui ho notato delle discrepanze che, diciamo, non ho avuto modo di esplorare e di condurre. Spero che magari i professori più avanti ci diano lumi al riguardo. Passando in rassegna, sempre rimanendo sul punto di vista quantitativo, le brigate Garibaldi in totale durante tutta la resistenza ne sono state costituite 1148. Come possiamo vedere, anche in questo caso 575 erano solo le brigate Garibaldi. Quindi, di nuovo, anche nella composizione numerica proprio delle brigate rispetto al totale dei gruppi antifascisti che vengono costituiti, insomma, anche le brigate Garibaldi hanno sempre una stragrande maggioranza della partecipazione. Passiamo a questo punto, cerchiamo di stringere il fuoco, come ha fatto anche precedentemente il professor Agossi, arrivando sui dati quantitativi strettamente legati al Partito Comunista. L'8 settembre, secondo Longo, i comunisti erano 20.000, 4 quinti ovviamente nelle zone occupate dai tedeschi. E la loro punta di diamante, ci tiene a sottolinearlo, erano costituiti dai reduci, appunto, delle brigate in Garibaldi internazionali, quindi della lotta di Spagna. In 500, tra quei 3.200 volontari che abbiamo visto in precedenza, erano rimasti caduti sul territorio spagnolo. Secchia, nella conferenza dei triunvirati, parla di 70.000 iscritti nell'estate del 44. Qui si addentra addirittura nella composizione tra partigiani iscritti al PC, ed erano almeno 15.000, altre percentuali riferite ai componenti delle brigate Garibaldi, quindi intorno al 30% erano iscritti al Partito Comunista. E questa tabella prova a raccogliere questi numeri che vanno un po' più nel dettaglio della composizione comunista proprio appunto del Partito Comunista. Proseguendo, andando avanti, presento questa tabella che compare appunto in Secchia, dove oltre a registrare i totali effettivi, quindi quei 15.000 che vengono confermati come presenza comunista, qui stiamo parlando della Federazione Comunista di Torino, ho trovato interessante le modalità con cui, nonostante fossero in piena guerra di liberazione, lotta di liberazione, i dirigenti comunisti effettuavano queste registrazioni costanti. Vedete che c'è una registrazione, una divisione che va dai settori, alle zone, al genere, alle cellule di strada, agli effettivi, eccetera. Quindi, diciamo, erano comunque delle registrazioni molto dettagliate, che denotavano quindi anche una sorta, una raffinata metodologia nella registrazione dei dati. E il passaggio alla fine, nel primo marzo del 45 fino alla fine della liberazione, dai 60.000 ai 90.000 iscritti al partito al nord. Questa tabella, diciamo, ci registra tutti gli incrementi degli iscritti nelle maggiori città del nord. Ci spostiamo nuovamente sempre sulla composizione invece della dirigenza comunista. Secchia presenta questa famosa lista dei 1673 nomi
tra dirigenti e quadri, e il 90% di questi erano appunto comunisti. Solo 168 non provenivano dalle carceri o comunque dal confino, ed erano pressoché militari disorientati a seguito dell'armistizio. Infine l'Istituto Cattaneo ci illustra l'andamento degli iscritti al PC subito nei primi anni successivi alla liberazione, e con il massimo storico di 2.250.000 iscritti registrato nel 1947, un numero veramente esorbitante, specie se guardiamo le partecipazioni e le iscrizioni ai partiti di oggi. Rimanendo sempre sul lato organizzativo del partito, questo più o meno era lo schema che veniva seguito all'interno delle brigate: una squadra era formata all'incirca da 15 uomini, tre squadre formavano una compagnia di staccamento, tre compagnie, un battaglione e così via, fino a comporre la brigata e la divisione. A tutti i livelli c'era una dirigenza comunista di riferimento che guidava di fatto le operazioni. Longo ne dà una composizione lievemente diversa. Sui caduti io procederei molto velocemente, sono numeri veramente molto impressionanti, e soprattutto hanno dato una certa variabilità nella mole di dati che ho potuto raccimolare dalle diverse fonti. Diverse sono le fonti, diversi sono i numeri, i caduti comunque sono tantissimi, è veramente un numero impressionante. Quindi continuiamo la rassegna, cerchiamo di rabbreviare la rassegna sui dati quantitativi, e questa è una tabella che ovviamente lascerò agli atti e che racchiude un po' le dimensioni principali lungo l'asse del tempo che avevamo visto in precedenza: partigiani combattenti, brigate Garibaldi, iscritti al Partito Comunista, patrioti e così via. Cerchiamo ora di veramente fare due cenni sul ruolo, le strategie che il partito aveva messo in campo durante questo movimento antifascista e lotta di liberazione. C'erano rivalità ovviamente all'interno della composizione del Comitato di Liberazione Nazionale, vengono in particolare registrati sia da Battaglia ma sia da dei volumi contenenti tutti i documenti dei referenti delle brigate Garibaldi, una sorta di ostracismo delle forze alleate, ad esempio nel rifornimento degli armamenti e delle munizioni. Nonostante questo è un caso curioso che mi ha lasciato veramente di stucco, nonostante i generali americani che operavano sul territorio italiano a partire dallo sbarco in Sicilia, quindi in tutto il sud Italia, riconoscevano e mandavano delle missive ai propri superiori in cui appunto denunciavano questa partecipazione massiccia delle forze comuniste al processo di liberazione, e indicavano come loro la vera forza da foraggiare sia in termini di risorse che di armamenti per poter arrivare quanto prima a un movimento di liberazione. Quello che si capisce da quello, le indicazioni che possiamo trarre da questo atteggiamento, è che in particolare in questi scambi epistolari che avvenivano tra i generali che stavano nel centro-sud Italia con i loro superiori nell'esercito americano, che l'esercito americano traspare una sorta di atteggiamento quasi passivo. Non è che gli alleati avessero tutto questo grande interesse a sbloccare immediatamente la situazione del nostro paese. Anche loro avevano una sorta di atteggiamento tatticista da questo punto di vista, almeno questo è quello che emerge da questi scritti. C'era tutta la rete organizzativa del partito che partiva dalle staffette che appunto coalizzavano e rendevano omologate tutte le varie divisioni e le brigate della resistenza. Il Partito Comunista ovviamente dedicò tutta la sua attività cospirativa prima in città, all'organizzazione e allo sviluppo delle lotte operaie nella fabbrica, quindi si spostava in tutti i contesti predominanti nei vari settori territoriali. Proseguendo avanti c'è l'importantissima introduzione da parte del Partito Comunista della figura del commissario politico,
di diretta, diciamo, importazione dalla rivoluzione di ottobre e della guerra di Spagna del 36-39. C'era l'istituzione ugualmente dei GAP e dei SAP, che avevano un ruolo importantissimo, in particolare nelle grandi città, nelle grandi fabbriche. Vado velocissimo, di fatto anche qui le Brigate Garibaldi di conseguenza costituiscono il gruppo più numeroso e organizzato della resistenza. Altre costituzioni di diretta emanazione, di diretta o indiretta emanazione del Partito Comunista, abbiamo quindi la direzione delle Brigate Garibaldi, abbiamo i comitati d'azione e d'agitazione delle fabbriche, il coordinamento delle lotte sindacali e delle scioperi generali, ovviamente partecipazione al Comitato di Liberazione Nazionale, al CVL, al Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, quando il fronte si sposta più a nord, il fronte della gioventù, l'unione, diciamo una primordiale unione delle donne italiane e i triumvirati insurrezionali di diretta composizione, diciamo, dirigenziale e dei quadri del PC. Andando nuovamente avanti, diciamo, c'è stata anche una variazione, ovviamente col cambiare degli avvenimenti nella lotta di liberazione, tra gli inizi, che erano caratterizzati da azioni di sabotaggio e azioni, diciamo, quasi improvvisate delle squadre sui territori, a una guerriglia sempre più organizzata e permanente, che appunto poi coinvolgerà nel suo massimo organizzativo nella costituzione del CVL. Il ruolo e l'importanza ovviamente dei commissari politici l'abbiamo già detto, il PC, che il PC istituisce nelle Brigate Garibaldi, che erano fondamentali appunto per motivare i componenti delle brigate, rafforzarli soprattutto ideologicamente, quindi preparava il terreno politico il profilo politico di questi partigiani, ne accrescevano l'omogeneità politica, e, diciamo, anche per queste azioni che la lotta di liberazione viene anche detta come una lotta appunto determinata dalla classe operaia. Stesso discorso per quanto riguarda il rafforzamento delle Brigate Garibaldi, in particolare Longo, per la costituzione appunto di questo comando militare del CVL. Proseguiamo infine con l'ultima slide del ruolo e delle strategie del Partito Comunista. Un ruolo decisivo ce l'avevano appunto nel potenziamento dell'organizzazione. Le strutture del partito fin dall'inizio decisero che almeno il 10% dei quadri e il 15% degli iscritti fosse inviato in montagna per costituire un nucleo di aggregazione e di coesione tra i partigiani che erano sulle alte montagne. L'insurrezione ebbe quindi inizio tra il 24 e il 25 aprile nelle grandi città del nord, dopo il famoso messaggio diffuso dai comandi regionali al 12/26/1. I due personaggi brevemente che più hanno catturato la mia attenzione durante tutto questo processo di ricerca di dati nell'ampia bibliografia che ho potuto consultare, sicuramente Eugenio Curiel, perché al di là di ragioni anagrafiche, insomma, che mi possono legare e che, diciamo, alla nostra età, magari all'età dei ragazzi che sono presenti oggi in sala, aveva appena fondato i Fronti della Gioventù, stava combattendo contro il nazifascismo attivamente, costantemente, e diciamo aveva, essendo ebreo, dalle regioni, la ristaurazione delle leggi razziali, insomma, ha dovuto allontanarsi dall'Italia, è entrato in contatto con i gruppi socialisti e Gellini, confinato poi a Ventotene, ovviamente entra in contatto con tutta la grande tra virgolette dirigenza del movimento antifascista, e una volta uscito da là viene addirittura nominato direttore dell'unità, quindi appunto, diciamo, fonda il Fronte della Gioventù, che verrà riconosciuto anche dal CVL. E tra l'altro è il famoso, insomma, elabora e sviluppa questa teoria della democrazia progressiva che è stata citata anche negli interventi precedenti. Le Brigate Nere lo uccidono per strada a Milano il 24 febbraio del 45, insomma il suo apporto, nonostante la giovane età, alla lotta di resistenza è stato incredibile. Pino Levi Cavaglione invece ha catturato in particolare la mia attenzione in relazione alle ragioni, diciamo, prettamente territoriali. Era il capo della resistenza nei Castelli Romani, io vengo dai Castelli Romani, e, diciamo, leggendo il suo diario, che di fatto è una testimonianza incredibile di tutte le azioni che avvenivano a sud di Roma,
diciamo, ho ritrovato tutti i luoghi che quotidianamente magari uno percorre e che non sa quale storia possono raccontare. L'azione più famosa fu quella del Ponte delle Sette Luci, da cui tra l'altro Nanni Loi trasse ispirazione per un film. In quell'azione hanno detonato le bombe sotto i binari della Roma Formia, causando la morte di 400 soldati tedeschi. E aderì al PC fino al 1956 per i noti fatti dell'Ungheria, per poi andare presso i lidi socialisti. Ho finito, muore per sua stessa mano nel 71, nel giorno del suo 60° compleanno. Brevissimamente, qualche considerazione finale. Tutte le correnti democratiche nella lotta alla liberazione hanno contribuito ovviamente alla stessa, ma non nella stessa misura. La forza motrice, come abbiamo visto, era determinata dalla classe operaia, dall'avanguardia della classe operaia costituita dal Partito Comunista. Una confessione di Amendola che mi è piaciuto e che volevo sottolineare è che il potere, diceva, non l'abbiamo mai avuto, mai siamo stati in grado di conquistarlo, per tutte le critiche che magari venivano rivolte al movimento comunista. Questo ruolo ad esempio dei contadini, in particolare nel sud Italia, che erano nel doppio fronte di proteggersi dagli attacchi nazifascisti e dare invece il pieno sostegno alla classe operaia e a tutti i partigiani che si mobilitarono. Appunto il lavoro delle donne, non solamente circoscritto a quello più frequente del ruolo di staffetta, ma anche, abbiamo visto esempi a Genova, dove costituivano delle brigate ed erano i generali, tra virgolette, delle brigate Garibaldi. La questione democratica che è emersa da questa lotta di liberazione è importantissima. Pensiamo appunto al famoso discorso della teoria della democrazia progressiva, alle repubbliche partigiane che sono sorte nel nord Italia, mi viene in mente quella del Dossola, che hanno erano un laboratorio politico molto interessante, anche riportato ai giorni nostri. Infine, questo atteggiamento degli alleati, che appunto avevamo accennato, un po' attendista e di mera tattica all'interno della nostra penisola, come diceva poi il professor Agosti, c'è stato questo sradicamento anche delle radici strutturali del fascismo, che ha trovato la sua ancora di salvezza nella Costituzione, e poi questo ruolo decisivo della svolta di Salerno, che dagli storici viene definita appunto pensata a Mosca, dichiarata a Napoli e attuata poi a Salerno. Ho finalmente finito, questa qui è la bibliografia essenziale, ma i volumi sono tantissimi che ho avuto modo di consultare durante questo lavoro. Non posso concludere ringraziando appunto Alexander Hobel per la fornitura di questi importantissimi volumi, Giovanni Nosanna e Giovanni Turris, dei compagni del Partito Comunista d'Italia, che mi hanno aiutato tantissimo nell'analisi di questo lavoro. Come sappiamo, dopo la liberazione, dopo la costituente, insomma, il Partito Comunista ha avuto altri andamenti, altri sviluppi, ma insomma questa è un'altra storia. Io vi ringrazio per l'attenzione.